Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per una nuova recensione in cui andremo a vedere nella sua interezza questo bestione di plastica, il castello delle tre torri di Paperinik. Uscito finalmente durante il mese di giugno, terminato, e ora possiamo andare a recensirlo. Ho preparato un paio di cosine a sorpresa per fare la recensione al meglio. Vi parlerò come al solito del prezzo, dove reperirlo, delle mie opinioni e soprattutto del consiglio acquisti, cioè se consiglio a voi o meno di comprare questa uscita. C'è tantissimo di cui parlare, non voglio perdere neanche un istante. Vi chiedo solo una cosa: se per caso state guardando questo video e non siete ancora iscritti al canale, se vi va, considerate l'opzione. A me aiuta tanto e aiuta sempre più persone a trovare il canale, visto che all'algoritmo piace, a quanto pare. Quindi, se non vi dà fastidio, il bottone qui sotto. Detto questo, giriamoci e partiamo immediatamente. Eccoci, finalmente possiamo partire con la recensione. Inizieremo mettendo insieme gli ultimi dettagli che sono usciti rispettivamente su Paperino, che è la quinta uscita, costo 8,50€, e Paperinik, infatti c'è la macchina, la 313X, al costo di 8,90€, uscite le ultime due uscite, la quinta e la sesta. Il resto era già tutto montato dalle scorse puntate del topo della settimana, qui ho recuperato anche quelle meravigliose miniature che sono uscite e vado a mostrarvi rapidamente dove vanno collocati i dettagli. Partiamo facili: pennacchio tondo e a base quadrata vanno collocati rispettivamente sulla torre tonda e sulla torre quadrata che non hanno il pennacchio. Qui sopra non c'entra nulla perché questo, come al solito, va chiuso e qui dovrebbero sbucare i fantasmi, ma il pulsante, ricordo, non va. Io sto premendo, sente anche il rumore, ma la molla non va, almeno nel mio. E quindi, dentro apriamo il teppuccio, vi mostro un attimo meglio a favore di camera. Qui abbiamo un'altra armatura, l'armatura gialla, che è compresa nel set di Archimede, che è questo qui, uscito con Paperinik. L'armatura gialla va collocata qui, a fianco all'alabarda. Controllo un attimo che si veda bene, direi che sì, si vede. Qui a fianco all'alabarda c'è un punto ruolo per terra, dove va infilato il piedino della nostra amica guardia, della nostra amica armatura, e qui rimane, vedete? Poi, l'orologio che è disponibile con l'uscita di Paperino, va collocato qui, sopra le scale, si incastra piuttosto bene, occhio quando richiudete il tetto perché potrebbe infilarsi fuori, l'unica cosa a cui stare attenti. Poi, il baldacchino invece, che è molto caruccio, va messo qui, c'è un po' caioche, un'antirotazione per chi mastica un pochino di industriale, che appunto permette di non sbagliarsi a posizionarlo. Non sono fissati, ragazzi, sono solo appoggiati e ti danno una certa indicazione di dove metterli, ma se per caso prendono molto, questi si spostano con niente. Quindi attenzione a non perderli. Poi, qui sopra abbiamo finito. Nelle scorse puntate dicevo che mi sembrava molto vuoto, adesso va già molto meglio. Passiamo al fondo, spero non dispiace a nessuno se tolgo il primo piano nel farlo, perché il prossimo pezzo, ossia l'armatura rossa, è collocato in un punto bruttissimo. Va collocato qua dietro, accanto alla libreria, e ha un punteruolo piuttosto largo, e anzi piuttosto stretto, scusate, il piede dell'armatura è abbastanza largo, quindi fa molta, molta fatica a piantarsi. Anche adesso sto facendo un pochino fatica, ma alla fine ci si pianta. Lo trovo un punto veramente rivedibile. Ok, la fedeltà, i disegni e tutto, però è un punto veramente incagnato, in cui tra l'altro non la vedi neanche spesso, perché essendo che il castello si apre in questa maniera, che qui c'è il davanti, finisci spesso per non guardarci neppure. Dovresti tenerlo al contrario, il che è un po' un controsenso, visto che questa è la base e non dovrebbe ruotare. Però vabbè, idee mie. Questo era il montabile, andiamo a vedere il resto degli accessori, che sono, riponiamo un attimo il castello, abbiamo un Paperino e un Archimede, che vi dirò, questo Paperino è anche fatto bene, se non fosse che ha i colori un pochino disuniti, cioè il cappello andava più chiaro e la blusa più scura, infatti questo cappello nero a me non piace per niente. Almeno qui però ha degli occhi che non sembrano essere, come dire, vittima di qualche malattia. E vabbè, sto esagerando.
Questo Archimede pure, caruccio, bel dettaglio della cintura, vestiario corretto, ma appunto non credo compensino le altre tre miniature che sono, vi ricordo, di questa caratura. Eccole qui, non bellissime. E ultima, non per importanza, la 313X di Paperinik. Ma Barbo, l'ho già vista da qualche parte quella lì. Com'è che mi sembra simile? Se avete detto così avete pienamente ragione, ragazzi, perché è la stessa della casa di Paperino. Uguale, praticamente se non per qualche dettaglio, la griglia che invece di essere tonda è a base piatta rettangolare, il volante che però preferivo quello vecchio, le luci che preferivo quelle vecchie, la targa che preferivo quella nuova, in realtà preferisco quella nuova, e un altro po' di dettagli che lasciano un po' il tempo che trovano. In generale la trovo molto inutile in sostanza. Lasciamo da parte adesso le uscite curricolari, le miniature e parliamo del succo del castello dell'uscita generale, dei prezzi ve li ho detti, 4 uscite al costo di 10,90 euro, e però non ve li ho detto il totale, giusto? 4 uscite al costo di 10,90 euro, più l'uscita 8,50 e quella 8,90, totale, fiato, 61 euro. Ora, ragazzi, il prezzo è veramente mostruoso. È credo il gadget di Topolino più costoso mai creato, direi. Ha anche le dimensioni più ragguardevoli, visto che il deposito comunque ha una pianta più piccola, ma aveva comunque un piano in più, perché questo il tetto sarebbe stato riempito anche dentro, invece questo ha proprio 4 piani, ha quello superiore, quello intermedio, il piano del tesoro e il sotterraneo, sono 4. Qui invece ha piano di base, sì, piano di base, se vogliamo metterci l'esterno, comunque le torri e il sotterraneo. E questo costava in totale 51 euro, questo 61, ok, 3 anni di distanza, l'inflazione, quello che vi pare, però i fatti sono questi. E l'interno, se mi permettete un paragone, mi sembra di base, senza aggiunte di sorta, più ricco di quello che è il castello. Ma Barbo, il castello era abbandonato, quindi volevano dare, come dire, l'impressione che fosse un castello abbandonato, non poteva mica essere pieno di mobilio da Ikea. Sì, ragionamento corretto, perché allora costa di più se c'è meno roba? Vabbè, cose mie. L'esterno ovviamente è più curato, perché il deposito è una pianta a base quadrata con poche rifiniture esterne, qua ci sono tutte le tegole, i comignoli, ci sta all'esterno è più curato. Ma allora mi volete spiegare perché la casa di Paperino, che invece a livello di cura esterna secondo me siamo allo stesso identico livello, se non di più, perché questo dettaglio al castello manca, un dettaglio del genere con la maca fatta bene, con due 313, non una, due 313, perché abbiamo questa e la scocca dell'altra che è qua sotto, in modo da poterla cambiare a piacimento, e ovviamente abbiamo lo stesso numero di piani, piano 1, piano 2 e il sotterraneo. Tutti più curati, statuette non perfette, non sia mai, ma fatte meglio. Uscito o l'anno scorso o 2 anni fa, perdonate l'imprecisione, mi pare sia dell'anno scorso, quello del 2023, al costo totale di meno di 56 euro, 55,70 adesso mi pare. Comunque avrete visto i prezzi in sovrimpressione. Quindi ragazzi, io per quanto mi possa sforzare di vedere il bello di questo castello, non ci riesco. Perché abbiamo avuto degli esempi che sto toccando con mano migliori oggettivamente, o meglio, soggettivamente, non c'è nulla di oggettivo, però hanno avuto dei miglioramenti, anzi dei peggioramenti tangibili. Prezzo più alto, meno dettaglio, dimensioni che, ragazzi, seriamente siamo disposti a pagare 5 euro in più per questa base di plastica verde? Cioè, perché è ok che il castello si ergi in cima a una collina, eccetera, ma era davvero necessario? Non lo so, secondo me è tutto sbavato. Ci sono troppe imprecisioni per l'uscita più costosa che io ricordi in anni recenti di Topolino. Quindi, per me, e qua arriviamo già alla conclusione del video, questa uscita non è consigliata. Molti di voi l'avranno già comprata, quindi parlo un po' a vuoto. L'ho trovata meno curata delle altre due che vi ho mostrato in questo video, per l'appunto, il deposito e la casa di Paperino, e costa di più. 2, 3, è anche la più ingombrante, che per
Per noi collezionisti è un dramma. Io ho dovuto montare l'ennesima mensola per poter distribuire volumi, eccetera. Quindi anche questa cosa non è trascurabile. Il fatto che questo castello sia così grande è un problema per dove piazzarlo. Cavoli. Poi ci uniamo le miniature che potevano essere fatte decisamente meglio, il doppione della 313 e la sommatoria non arriva alla sufficienza, cioè arriva alla sufficienza, ma non la supera, perché comunque il castello ha una buona qualità, ma costa veramente troppo in paragone al resto. Quindi per me il castello prende 6 pulito, non di più, non di meno. Mentre il deposito all'epoca non ricordo quanto gli ho dato, ma secondo me un 7 se l'è preso, la casa è da 8. La casa è un'ottima, ottima uscita, sia per un bambino che per un collezionista. Questa già meno. Quindi, consiglio per gli acquisti. A chi consiglio questo castello? Lo consiglio a chi ha apprezzato veramente tanto la serie e vuole un ricordo tangibile, visto che non credo che verrà ripresa tanto in futuro. È stata trattata abbondantemente quest'anno e non penso riverrà presa. Quindi, se amate tantissimo il Castello delle Tre Torri, le storie ad essa legate, avete anche magari il volume, questo potrà essere un ottimo placeholder per la vostra schiera di storie legate a quel filone narrativo di Paper e Mick. Non lo consiglio in generale agli appassionati, se persone magari che si sono allontanate da Topolino per molto tempo, vedono un gadget di una storia un po' retro e dicono: "Ah, bello, ci ripenserei", anche perché il costo ve l'ho detto. E ovviamente non mi sento di consigliarlo a chi è un lettore casuale di Topolino, lo legge ogni tanto e si era magari interessato all'uscita per far giocare i bambini, non lo so, non mi pare l'uscita adatta. Preferirei in questo caso gli aerei delle scorse uscite o ancora il recupero della casa, che è ancora disponibile sul sito Panini. Non so per quanto, ma c'è ancora. Quindi la casa molto meglio in questo senso. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito fino a questo punto. Scusate la marchetta iniziale chiedendovi di iscrivervi, ma ogni tanto guardo le analitiche e vedo che molti di voi effettivamente non sono iscritti. Però per il resto commenti arrivano, ricevo un ottimo supporto, motivo per cui oggi sto facendo questo video. Appunto, vi ringrazio per averlo visto tutto. Vi ricordo ogni giovedì, il top della settimana, l'update la domenica in cui annuncio video del genere. E come sempre, vi auguro una buona giornata o una buona serata.